Non sarà una sagra normale di paese, assolutamente. No, esatto, noi siamo partiti dal concetto che volevamo esulare dal discorso normale di sagra, che è quello appunto che per carità ha la sua funzione di aggregazione, di socializzazione, però mangiare un'eccellenza come può essere il pecorino tra tanta gente, dove poi tante volte si è delusi da queste sagre perché comunque le quantità sono abbastanza minime e i costi sono sicuramente superiori a quello che uno magari andrebbe ad affrontare seduto comodamente sul ristorante. Siccome noi non siamo professionisti della ristorazione, facciamo fare il grosso del lavoro a base di pecorino di Farindola dai ristoratori, quindi coinvolgendoli, quindi tirandoli dentro questa manifestazione, non escludendoli come avviene in una sagra, e poi completeranno i nostri cari amici che vorranno venire il percorso all'interno della manifestazione, quindi degustando, dopo aver già mangiato, una serie di pecorini e una serie di 16 vini pecorini diversi, coi quali fare poi giusti abbinamenti, perché poi abbiamo i nostri sommelier che guideranno in questa sorta di percorso gusto-olfattivo i nostri avventori. Quello che abbiamo voluto intendere è appunto questo, fare un dopo cena, e questo sottolineo dopo cena perché abbiamo messo a sistema i diversi ristoranti del posto, che sono circa 9, che hanno fatto un menù ad hoc e dove proporranno anche qualche prodotto con il formaggio pecorino, però diciamo il fatto di non volere fare una sagra e quindi anche di fare dare un vantaggio anche a chi oggi lavora il territorio e ha dei seri problemi che sono i ristoratori, quindi farli lavorare, dare a loro, cercare di far invitare a loro i clienti al dopo cena lungo il centro storico e dare anche un vantaggio a chi vorrà poi degustare, perché l'ingresso è libero, però chi vuole degustare avrà un piccolo sconto di 2 euro sulla manifestazione che costa 5 euro.